l'altro ripetendo. Ah, sì, sì. Ma avete completato perfettamente. Lei normalmente è quella che a Roma gli dicono Angelina. Un unico punto è che sicuramente la battaglia della cittadinanza non è una battaglia che va condotta solamente all'interno del palazzo, nel senso che vada condotta solo in un percorso giuridico di diritti. Sicuramente c'è la necessità anche di intraprendere un percorso culturale e sociale. Quindi una mozione di questo tipo, che è simbolica, ma se, dal mio punto di vista rientra in quella che è la nostra piccola battaglia rivoluzione culturale. Quindi simbolica sì, ma necessaria anche per, diciamo così, modificare anche un po' il concetto che abbiamo un po' troppo spesso negativo dell'immigrazione e dei figli di immigrati. Quindi benvengano iniziative di questo tipo e rafforzare sempre di più quello che è anche il percorso culturale e quindi la comprensione che questi ragazzi, come noi, come me e Herind, facciamo assolutamente parte della società italiana, quindi vogliamo sentirci parte e non esclusi, quindi ai margini di questa realtà. Abbiamo capito che si dice Calind. Sì, infatti. Volevo dire che poi queste amministrazioni di centrodestra che fa tutta questa retorica sulla romanità almeno prenda qualcosa da questa romanità. Una cosa è certa, che se questa amministrazione non vorrà farlo, fra un anno lo faremo noi.